Secondo voi perché si innesca questo gioco? O meglio, vi faccio delle domande precise. Chi innesca il gioco fra i due giocatori? A. Tu dici A. Ok, perché si lamenta? Un altro? Anche per me A. Anche secondo te A. Okay. Secondo me è un meccanismo per trasferire a un altro una sensazione negativa. Però non okay. Anche se c'è una soluzione, rifiuta l'aiuto. Perfetto. Ditemi una cosa, leggendo qua, chi ti ha chiesto aiuto? Riguardate la sequenza. Dov'è che A sta chiedendo aiuto? Da nessuna parte. Alla fine A, detto tra virgolette, ha ragione. Cioè quando ti dici chi ti ha chiesto niente... Ma perché ti ho chiesto di darmi soluzioni? Sta dicendo una cosa vera, lo possiamo vedere chiaramente. Il discorso è che il gioco in realtà lo innesca B, perché si fa agganciare emotivamente dalla lamentela di A, quello che dicevi giustamente tu. Siccome A si lamenta, io mi sento in dovere di rispondere alla sua lamentela con va bene, corro io a casa tua, no, ma ti do questo, no, ti do quest'altro, e di trovare una soluzione ai suoi problemi. In realtà si innesca qua il gioco. Perché? Perché, ora vediamo come disinnescarlo, c'è una cosa importante da capire per quanto riguarda l'aiuto. Che sia l'aiuto da dare a un figlio, che sia l'aiuto a un collega, l'aiuto a un amico, l'aiuto nella coppia, ma quando si tratta di dare aiuto, sono necessarie due componenti fondamentali, necessarie, ovvero richiesta esplicita da un lato, accettazione o offerta dall'altro. Che significa? Significa che l'aiuto presuppone una responsabilità al 50%. Tu devi chiedermi aiuto e io accetto la tua richiesta d'aiuto. Ma richiesta vuol dire esplicita, una lamentela non è una richiesta d'aiuto, è una lamentela. Oppure, altro caso, io ti posso offrire, siccome tu ti lamenti, posso offrirti il mio aiuto, ma offrire aiuto non vuol dire dare soluzioni, ma esplicitare la propria disponibilità. Guarda, io non riesco a fare al computer questa cosa, piuttosto che sono giorni che sto a casa, non ce la faccio. Come si spezza il simai? Invece di dire, ah, facciamo così, ah, ti dico io che fare, io chiedo, ok, posso aiutarti in qualche modo? Cosa vuoi che faccia per te? In che modo precisamente posso esserti utile? Allora, l'altro dovrà esplicitare una richiesta. E quando la richiesta è esplicita, il gioco è spezzato, non può dire sì, ma... È lui che deve dirti, sì, mi puoi dire almeno come si entra nel programma e come... Ah, perfetto, ok, arrivo subito. Il problema è che invece nelle famiglie, i genitori, un figlio si lamenta, sai, non riesco a dialogare bene con questi miei amici. Ma aspetta, allora facciamo così, ti faccio parlare con qualcuno che ti può aiutare a sbloccare questa situazione, oppure io vengo e dico ai tuoi amici. No, quello dirà, sì, ma non voglio, sì, ma non è questo. Il collega, sai, non questa difficoltà, ti dico io, e questo ti dico io, ti do io la soluzione. Nessuno di noi gradisce soluzioni preconfezionate da un altro. Amiamo lamentarci, ma non è per avere soluzioni. A questo punto basta chiedere, cosa vuoi che io faccia per te? Ti posso aiutare in qualche modo? Dimmi tu, come possiamo fare insieme? In questo modo l'aiuto è un aiuto utile perché responsabilizza e fa crescere entrambi. Se invece l'aiuto è passivo, nel senso che c'è una persona che riceve una soluzione, proprio tieni, questa è la soluzione al tuo problema, non cresce, non impara. E in più
in realtà tu non l'hai aiutato nel vero senso della parola, hai gratificato te stesso perché hai fatto al posto suo. Pensate a un bambino, un ragazzino che non sa fare i compiti. Non è che se gli facciamo noi, gli risolviamo noi il problemino di matematica, 7 più 3 scrivi tu 10, ti senti gratificato. Lo sanno tutti che tu genitore 7 più 3 lo sai fare. Forse aiutarlo vuol dire portarlo a crescere in quella materia, a capire i meccanismi che deve utilizzare. È il problema del pesce o della canna da pesca. Se vuoi sfamare una persona per un giorno, dagli un pesce. Se lo vuoi sfamare per tutta la vita, insegnagli a pescare. Ok? Sì. You lose your imagination.